Salve ragazzi, eccomi qua. Voi non sapete, ma in questo momento siete nel baule della mia macchina. Ecco qui, questa è la mia macchina e quindi ho il telefono dentro il baule. Perché direte voi? Per questo motivo, perché ho appena fatto la terza cattura della giornata. Quindi, avendo fatto la terza cattura, adesso vi faccio vedere come le ho catturate tutte. Bene, allora andiamo a prendere una boilies. Allora, io prendo una boilies, queste sono le mie boilies, eccole qua, sono le mie boilies. La legatura è sempre la solita, quella che faccio normalmente, che avete visto nel tutorial. Classica boilies al melone, mitica dambolina al limone. Chiaramente oggi arrivano tutte così. Questa è la terza che prendo e tutte tutte così. Ok. Ecco qua. Ecco la montatura che oggi mi ha permesso, ed innesco naturalmente, che mi ha permesso di catturare tre carpe. Una l'ho appena pubblicata, quindi forse l'avete già vista, e l'altra l'ho catturata in questo momento, ce l'ho nella culla dentro l'acqua. Chiaramente, oltre all'innesco, io uso sempre fare questo. Boilies sbriciolate con Method, con Stick Mix precisamente, sacchettino in PVA. Chiaramente sbriciolo delle boilies, che sono poi quelle che uso per pasturare. In questo caso ho usato delle boilies da pastura a melone e ananas, le ho sbriciolate, ecco, metto qua. Io faccio un nodo. Perché? Perché siccome devo fare un bel lancio abbastanza importante, quindi un lancio di sarà un 60-70 metri, insomma, cosa faccio? Non uso il sacchettino normale, ma uso questo, che è praticamente una calza, dove faccio il nodo. Perché? Perché mi permette di fare il lancio con il sacchettino senza che si rompa. L'amo lo attacco proprio sul nodo, ecco qua, così, e questo sarà il mio lancio. Bene, dopo che vi ho fatto vedere questo, adesso vi porto con me, che andiamo a vedere la carpa. Allunghiamo i piedi ecco qua. Eccomi qua, ragazzi.
carpa che ho appena catturato esattamente con quello che vi ho fatto vedere lì, questo, in questo momento. Così poi nessuno mi dice, come è stato detto, ma non fai mai vedere con cosa le prendi. Ecco, adesso l'ho fatto vedere completamente in diretta. La carpa è la carpa che mi ha dato del filo da torcere. Avevo voglia di carpe perché ultimamente avevo catturato Amur grossi, ma Amur a un certo punto mi viene voglia anche a me di catturare una carpa. E quindi ecco la carpa. È una bella carpa. Ah, eccola qua. Ah, ecco la carpa. Oh, finalmente, come al solito quando le tieni a bagno. Però, bella schiena. Questa è una facciata. C'ha lì. Chiaramente questa è stata una carpa che sicuramente ha combattuto situazioni non facili. I segni che porta nel corpo sono la dimostrazione della difficoltà della vita nei fiumi e nei canali. Carpa, direi, notevole, di una potenza veramente impressionante, addirittura non solo in acqua ma anche fuori. La faccio vedere l'ultima volta prima di andarla a liberare, perché veramente dimostra tutta la sua potenza. Com'è? Bella carpa, potente come piace a me. Bene bene ragazzi, come sempre devo liberarla, perché anche se oggi in questo momento non fa caldissimo, poi lei è completamente in acqua, però devo liberarla perché devo portarla nel suo ambiente naturale. Ve la faccio vedere l'ultima volta perché mi dispiace sempre che finisca tutto. È stata un'avventura anche questa, e come ogni avventura la porto dentro. Anche questa è stata un'avventura, l'ho catturata sotto la sponda, quasi sotto la sponda di là, in mezzo delle ninfe. Non so se avete notato, forse non si è visto, proprio perché venivo a pescare in un posto molto difficile con ninfe, alberi, rami eccetera. Avevo fatto uno spezzone di shock leader del 60 e questo mi ha permesso di portarla fuori chiaramente dalle ninfe dove lei si era rifugiata. Quindi un consiglio che vi do, così forse magari inutile perché magari lo fate già, comunque io magari anche per i bambini, i ragazzini che mi vedono e mi seguono: quando pescate in posti molto difficili, cioè sporchi, fate sempre uno spezzone di filo abbastanza grosso, 50-60, vi permette di poter tirare fuori pesci da sotto le alghe o da sotto degli alberi, dei rami, che altrimenti non portereste mai fuori. Eccola qui per l'ultima volta, la carpa che sono riuscito a portare fuori da questi ambienti qua. Bene ragazzi, anche oggi senza segreti vi ho fatto vedere che cosa uso come esche, come le innesco, come pesco. Adesso libero lei e poi vado a mettere giù la canna. Alla prossima, bye bye.